Buonasera a tutti. Allora, non ho molta pratica nel fare i video con la webcam in mano, però ci proviamo. Io volevo farvi vedere una ricettina, diciamo che è per le persone che hanno tipo hanno avuto un intervento allo stomaco come me, però va bene per tutti. È una ricetta che associa le fibre delle verdure alle proteine. È digeribile, non stressa lo stomaco e permette di assumere un po' di fibre senza avere gonfiori perché le verdure sono scelte appositamente per evitare questo problema. Allora, io ho scelto dei fagiolini, una zucchina, due patatine, due pomodori, tre pomodori, due carotine, dell'aglio e poi qua abbiamo il brodo son, che è un condimento un preparato vegetale tipo il dado vegetale a ridotto contenuto di sodio e di grassi, quindi iposodico. E adesso vi farò vedere come lo preparo e come gestisco il tutto. Allora, abbiamo ridotto a pezzetti le verdure, non c'è bisogno di farle molto piccole perché a parte che cuociono e poi comunque io ho intenzione di frullarlo col frullatore a immersione e ho sbucciato l'aglio. Questo è aglio fresco, l'aglio è un ottimo disinfettante per l'intestino e se viene bollito non si sente neanche poi l'odore perché viene poi tritato con tutto il resto e fa molto bene, tiene regolata la pressione, è un disinfettante per le vie urinarie, è un ottimo prodotto naturale. Qua ho tagliato tutte le nostre verdurine e adesso mi accingo a preparare il minestrone. Allora io ho questa pentola di coccio col suo coperchio. E la pentola di coccio è ottima per cuocere le verdure, i passati di verdura e i legumi, tiene molto bene la cottura e i sapori rimangono ben amalgamati. Allora io cosa faccio? Non metto olio perché poi lo metto dopo a crudo e butto le verdure qua, così. Poi, scusate il mal di mare, però sto facendo con una mano sola, butto l'aglio così intero. Copro con acqua. Copro con acqua così e aggiungo il brodo son. Vado un pochino ad occhio. Siamo sempre in tempo ad aggiungerlo, evitando di salare così più del necessario. Quindi metto un po' di brodo son. Accendo il fuoco. E metto a bollire. Ora, guardate che carino il mio mestolino con la margherita. Ora facciamo. Giriamo il tutto. E copriamo. Abbiamo detto che vogliamo un minestrone proteico, quindi io aggiungo anche un pugnetto di queste lenticchie, che sono lenticchie di montagna che non hanno bisogno di ammollo, quindi sono anche comode. Se no, se voi prendete quelle che hanno bisogno di ammollo, le dovete mettere in acqua dalla sera prima, magari con un pizzico di bicarbonato che le rende più morbide, come tutti i legumi. E aggiungiamo un po' di lenticchiette, sempre a occhio. Io ne faccio un po', così almeno poi lo posso surgelare e lo posso mangiare anche nei prossimi giorni, visto che non ho molto tempo per cucinare. Quindi mescoliamo per bene e lasciamo cuocere. All'inizio fuoco più vivace, poi quando prende il bollore abbassiamo il fuoco e lo lasciamo cuocere. Questa è una ricetta assolutamente light, però assolutamente ricca di nutrienti e Abbiamo qui il facilmente nostro digeribile. minestrone che si è cotto per un'oretta a fuoco lento, vedete che bolle, e adesso col nostro mini primer lo andiamo a frullare. Con una mano non è semplicissimo, vedete che frulla tutto. Allora, abbiamo frullato il nostro passato di verdure, adesso io lo faccio cuocere un'altra ventina di minuti perché ancora ha una consistenza un pochino granulosa, anche se si potrebbe mangiare anche così, lo faccio un pochino diventare meno liquido. E in questa fase ci aggiungo un goccino di olio extravergine d'oliva, la mia microbottiglia che mi dura una vita. E
un goccino così, è una bella quantità, quindi sarà un cucchiaio diviso su una 7-8 porzioni. Lo lasciamo cuocere un altro quarto d'ora, così. Se volete ci potete aggiungere anche del basilico, del peperoncino fresco, insomma vedete voi, anche se occhio perché sono alcune tipo il pepe è un po' irritante, il peperoncino da un lato è antinfiammatorio ma se esageriamo ci può dare bruciore allo stomaco. E poi io cosa faccio? Io lo impiatto e ci aggiungo un pochino di omogenizzato di manzo che serve a dare un buon apporto di proteine, un cucchiaino di grana e se voglio, se mi va o se non ho ancora mangiato la pasta di giorno, io utilizzo questi noodles della Ciao Carb. La porzione è da 25 grammi, anche se alcune volte arrivano da 35 grammi. 25 grammi hanno 80 calorie e 15 grammi di proteine e 3,55 grammi di carboidrati. E per un piatto di passato di verdura per una persona gastro ristretta vanno più che bene. Quindi abbiamo le proteine date dalla minestrina, se la metto, dai noodles, le proteine date dall'omogeneizzato, io lo divido in tre volte questo vasetto, e le proteine date anche dal cucchiaino di grana e l'olio che fa molto bene, quindi questo è un piatto completo, digeribile. Ci sono anche le proteine delle lenticchie e per chi ha difficoltà con un intervento gastrorestrittivo a mangiare le proteine perché a volte la carne o il pesce fanno fatica, così si assumono tante proteine sia vegetali che animali, però di buona qualità come quelle dell'omogeneizzato, senza dare affaticamento allo stomaco. Io spero che questo primo esperimento di video ricetta, anche se un po' tremolante, vi sia piaciuto e spero di poter andare avanti a farne altri in futuro. E adesso lo lascio cuocere ancora un pochettino, proprio a fuoco lento, vedete? Il fuoco che è proprio lento, di modo che finisca di cuocersi. Quando è un pochino più rappreso lo impiatto, lo lascio raffreddare e lo mangio. Vi saluto e vi mando un grosso bacio. Ciao!